pronti dall'Allianz Stadio di Torino per questo Juve-Napoli, partita che offre mille spunti di interesse. È la sfida fra grandi attacchi e grandi difese, le migliori del nostro campionato. Ci sono tutti i presupposti per non annoiarci, Pierre. Anche il pubblico sembra pensarla come noi, a giudicare dallo splendido colpo d'occhio offerto dalle tribune. Vediamo la formazione di partenza della Juve. Modulo dalla spiccata vocazione offensiva, il 3-4-3 con cui scendere in campo oggi. Occhio alla botta! Si ripartirà col calcio in angolo per la Juve. Occhio al corno. Cristiano Ronaldo! Palla sul palo e quindi sul fondo. Cuadrado. Cerca il lancio lungo a scavalcare la difesa. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Cuadrado. Buon possesso palla, caccia di spazio. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Cuadrado. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Belotti. Buono il recupero del Napoli. Dybala. Attento qui, ferma il lancio di Dybala. Buona l'intuizione qui. 1-0 dunque, raccolgono i frutti di un'ottima prestazione fin qui. Stavano facendo un po' quello che volevano, troppo passivo l'atteggiamento della squadra avversaria. Vantaggio direi più che meritato. Ha gonfiato la rete sulla sinistra con una potentissima conclusione al volo. Si riparte con la Juve in vantaggio nel punteggio. Prova a salire lateralmente il Napoli. Bentancur. Napoli-Juve da anni ormai una delle classiche del nostro calcio, dai tempi di Maradona e Platini, capaci di infiammare le platee con le loro magie fino ai nostri giorni. Una rivalità, se vogliamo, che è cresciuta ovviamente dopo l'affare Higuaín, strappato a suon di milioni dai bianconeri alla società del presidente De Laurentiis. Una ferita ancora aperta per i tifosi azzurri, una sfida che non manca mai di divertirci e regalare sorprese. Brutto passaggio, recupero facile. Buono l'intervento del difensore che spazza via. CR7 punta l'area, palla interessante per Cristiano, pallone sul palo, vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare ora per gli avversari, è ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Suma dunque l'azione d'attacco. C'è il tocco sulla fascia. Barella. Non è solo. Dybala. Recupera palla intercettando bene il pallone. Palla che termina in out, dopo l'ultimo tocco si ripartirà col fallo laterale. Poli. Verre. Poli. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Gran palla lunga di Cristiano Ronaldo. Il tocco dentro. Ha optato per la potenza, ma visti i risultati forse era meglio andare sulla precisione. Palla larga. Da lì poteva effettivamente fare meglio. Ha calciato davvero male. Barella. Cristiano Ronaldo. Belotti. Attenzione al CR7. Ecco il tiro. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, eh. Belotti. Cristiano. Belotti. Palo. Belotti.
Cristiano Ronaldo. È la Juve che manovra, norma del vantaggio. Perde palla. Vedremo se riusciranno a sfruttare questa rimessa. Non ha dubbi l'arbitro, c'è l'ammonizione. Sanzione giusta, questo è il mio punto di vista. Fallo veramente brutto. Barella. Bentancur. Attenzione, rete! La piazzata nell'angolino basso. Grande fiuto del gol, è riuscito a segnare infilando il portiere nell'angolino basso. Juve che continua a giocare per lo spettacolo nonostante il vantaggio e continua a trovare i gol. Non è nella loro filosofia rintanarsi a difesa del risultato. Partita che sembra già decisa e siamo ancora nel primo tempo. C'è il tiro di Ronaldo e l'ha messa Cristiano. Margine di vantaggio per la Juve che aumenta ancora. La partita sembrerebbe ormai chiusa. È una partita a senso unico, davvero. Bonucci. Tutti negli spogliatoi. Partita finora a senso unico, vediamo se il secondo tempo cambierà il canovaccio della gara. Con questa palla punta la porta. Conclusione di rara potenza, è mancata solo un po' la mira per finire alle spalle del portiere. No, sì, non è uscita di parecchio, eh. Qualcuno qui in tribuna gridava già il gol. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Cercano spazi. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Belotti. Caicedo. Pallone sulla corsa per Cuadrado. Se lo beve, occhio al traversone. Ha trovato un bellissimo gol di testa qui. C'è tutto in questo colpo di testa, elevazione, potenza, precisione. Perentorio nel suo colpo di testa. Bel gol, certamente, ma ci sono anche le responsabilità della difesa. Non poteva sciupare questo cross perfetto dalla fascia. Ah, che delizia, che raffinatezza, che spettacolo. Assist davvero perfetto, bisognava solo metterla dentro. Cross sfruttato alla perfezione con questa girata vincente. Eh sì, Pier ha saputo liberarsi dalla marcatura avversaria e battere il portiere. Hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centrocampo. Si libera spazio. Occhio alla botta. Fantastico riflesso del portiere sull'attaccante. Ha dimostrato senso della posizione, i riflessi fuori al comune. Ottimi i suoi passaggi oggi. Sale Cuadrado. Fanno girare palla nella tre quarti avversaria, i difensori ovviamente corrono a vuoto. Pallone intercettato quello di Pjanic. I tifosi dimostrano di non aver gradito la decisione dell'arbitro, per loro era rigore. Verre. Barella. Ancora un passaggio perfetto. Belotti. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Barella. Caicedo. Pallone interessante. Cuadrado. Difensore che non riesce ad arrivare. Prova in porta. C'era tutta la potenza in questo tiro. Peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito al pallone di infilarsi in rete. Conclusione che non è uscita di molto, sopra la traversa. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Dybala. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Pjanic. Occhio qui all'azione del Napoli. CR7.
Intervento tempestivo interrompe l'azione di Cristiano Ronaldo. Ci sarà il fallo laterale a favore del Napoli. Sembrano in grado di far loro la partita nei minuti che restano da giocare. Il pubblico ci crede e sta spingendo la propria squadra verso la vittoria. Aveva cercato il tocco profondo ma non va. Quadrado, buon pallone filtrante, bella la verticalizzazione, parte il tiro. Il difensore si oppone ma non è finita. Attenzione, rete! Il portiere c'era arrivato ma non è riuscito a evitare il gol. È una distanza profondissima quella che separa le due squadre. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Intervento a rischio, ha provato Ronaldo, ma la buona per CR7. È arrivato il gol di CR7. Il portiere è uscito dalla sua area, l'attaccante l'ha freddato veramente senza problemi. Era posizionato bene per Luigi e questo ha decisamente agevolato l'attaccante. Il divario del punteggio è tale che davvero sembra esistere un incontro fra squadre di categorie diverse. Occhio a questo lancio, esce e recupera il pallone. Attenzione, pericolo, straordinario intervento del portiere che salva porta e risultato. Hanno rischiato grosso qui, conclusione che sembrava destinata in fondo alla rete. Non si fida, spazza via di pugno. È stato fermato dal difensore. Andiamo da Matteo Barzaghi, quanto manca Matteo? Ultimo giro di lancette per chiudere questi 90 minuti. C'è il fischio dell'arbitro, punizione per la Juve. Sale Quadrado, occhio a CRS, a spazio, prova e c'è la presa sicura del portiere. Arriva il fischio dell'arbitro.